Ciao Ludovico. Fuori dagli schemi, come team abbastanza. In generale siamo un po' dei pazzi perché stiamo andando contro cultura rispetto a quello che è l'Italia. Il possesso della macchina è un po' uno dei capisaldi, no, della famiglia italiana. Però vediamo che qualcosa sta cambiando, infatti un sacco di persone ci sta seguendo. Soldi spesi in burocrazia? Soldi spesi in marketing. Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna. Questo un pochino, tutti i giorni così. Allora, vediamo un po' che pesco. Quando hai avuto l'illuminazione per costruire la tua startup? Nel 2015. Stavo facendo un corso di programmazione, mi pare, addirittura software, post università, e dovevo inventarmi un project work finale. Volevo dare un impatto, avevo studiato su sostenibilità e risorse rinnovabili, e ho detto voglio dare un impatto su quello. Ho pensato dove pescare su questa cosa, mi sono girato, guardato fuori dalla finestra, ho visto un sacco di auto ferme, ho detto ma com'è che si potrebbe impattare su questa cosa? E poi da lì è nata tutta la faccenda, car sharing peer-to-peer, ridurre il numero di auto, e da lì appunto outing. Peer-to-peer intendo ci sono due persone messe in contatto, due peer appunto, chi possiede un'auto poco utilizzata e chi invece ne desidera una. Noi facciamo il match.